alle 9 in punto in via Mario Fani, stessa ora e stesso posto di 37 anni fa, quando un comando delle Brigate Rosse bloccò l'auto dell'onorevole Aldo Moro a breve distanza dalla sua abitazione, mentre andava a Montecitorio per votare la fiducia al governo Andreotti che si stava per insediare. Il presidente della Repubblica, Mattarella, a capo scoperto sotto la pioggia battente, ha deposto una corona in memoria degli agenti della scorta uccisi lì quel 16 marzo del 78, quando lo statista democristiano venne rapito per poi essere ammazzato dopo 55 giorni di prigionia. Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi, quest'ultimo un vice brigadiere fasanese di 30 anni, presente quella mattina in sostituzione di un collega. Dopo il capo dello Stato, il presidente della Camera e del Senato e altri rappresentanti delle istituzioni, insieme ai parenti degli agenti caduti, uniti nel ricordo ma anche nell'intenzione di far luce sui capitoli irrisolti della storia. Chi era il tiratore scelto dalla cui arma, secondo l'ultima perizia balistica fatta, partirono quella mattina la gran parte dei colpi esplosi? Probabilmente verranno interrogati di nuovo i brigatisti. Di certo, hanno annunciato i membri della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, chi è stato già condannato deve pagare. 5 persone incolpevoli, brutalmente uccise dalle Brigate Rosse, io aggiungo non solo, credo che il dovere di questo Stato, di questa comunità, sia fare giustizia e assicurare alla giustizia i colpevoli, alcuni dei quali sono ancora impuniti e sono fuori.